Ciao a tutti e ciao a tutte. Per le mostre di mostra di oggi avevo pensato di farvi vedere come si faceva una candela, come si fa una candela in casa. Allora, l'occorrente è un grembiule per non sporcarsi, un barattolino che potete, anche un barattolino che contiene mais, fagioli, insomma quello che avete in casa, per inserirvi la cera e poi successivamente scioglierla. Al bagnomaria, qua ovviamente logicamente ci mettiamo l'acqua in questa pentola, padella, pentola, e dove scioglieremo la cera a bagnomaria. Poi serve un cucchiaio per dosare la cera in granuli, questa qua, e per la formina che abbiamo scelto oggi ne servono 10, quindi 10 cucchiaini. Poi serve un coltello che poi spiegherò successivamente a cosa serve. Allora, poi serve uno stoppino per accendere il fuoco della candela. Questo qua. Questi sono tanti. Così. Poi serve la formina. Grazie. Siamo organizzati noi. Allora, c'è l'assistente. Questa è una forma rettangolare con delle righe. Poi abbiamo una forma sfera, che a me piace molto perché ho già fatto la candela sfera. Questa forma strana che non ho mai provato, infatti è pulita. Adesso serve anche del nastro adesivo. Al nastro adesivo. Grazie. Che serve per sigillare le due, ah, questa è la forma che ho scelto oggi, che serve per sigillare, diciamo, le due parti dello stampino per poi farvi la forma e inserire la cera da questi due chili. Allora, poi per la decorazione, cosa possiamo usare? Delle matite a cera. Queste qua ovviamente matite a cera i colori che volete, perché io ho questi. Poi se voi volete una cosa in più, i glitter. Questi qua che io ho oro e blu. Per ora volevo farvi vedere, ma io oggi non li uso. Questo, il coltello, serve per tagliare le matite a cera e questo è il giallo, il colore che ho scelto oggi e de devono essere spezzettati in pezzi piccoli, medi e grandi, diciamo. Poi vorrei farvi vedere delle candele che io ho già fatto in passato. Questa è una candela in particolare perché vi ho inserito degli sticker che vanno messi precisamente dopo, no, quando non sono del tutto, quando la candela non è del tutto solida, diciamo. E questa candela è anche fatta a due colori, quindi è molto bella, però lo stoppino è quasi finito. Poi ho una candela un po' natalizia che è fatta con questa formina qua, questa qua. E sopra vi ho messo i brillantini questi. E anche questo lo stoppino è quasi finito, quindi. Poi ce n'è una che non ho mai usato, questa qua, che ho preso semplicemente una forma che avevo in casa e vi ho immerso la cera semplicemente senza. Allora, a questo punto passiamo alla preparazione della candela. La prima cosa che bisogna fare è infilare lo stoppino nella forma. Poi adesso ho già calcolato che questi sono 10 cucchiaini di cera in granuli e adesso li infilerò insieme ai colori a cera nei ritratti. Passato un pasticcio. Adesso infilo questi. E questo è il risultato, i colori a cera sono già andati in fondo. Adesso la mia assistente.
resistente, immergerà verserà dell'acqua nella petto. Attenzione a non rovesciarla. Adesso immergo il barattolo nell'acqua e facciamo attenzione perché galleggia, deve essere centrale, e ricordatevi che adesso mi trasferisco sui fornelli. Guarda che si ricordatevi sta che sì, si sta muovendo. Ricordatevi che la cosa più importante è che da adesso in poi servirà l'aiuto di un adulto, perché la cera può, diciamo, è pericolosa e schizza. Eccoci qui, dopo qualche minuto, il risultato, diciamo, quasi finale. E adesso dobbiamo aspettare che queste altre parti di cera si sciolgano. Allora, adesso, dopo aver sciolto la cera, devo velocemente ma delicatamente versarla nel suo tanchino. Questo qua che avevamo già precedentemente visto. Con possibilità, esatto, con possibilità di ripresa di per arrivare. È abbondante perché dopo che si secca è, diciamo, meno si riduce. Allora, adesso ho versato la cera nel suo stampo, come avete visto, e però ci rivedremo tra un po', perché dobbiamo aspettare che la cera secchi. Ovviamente la candela non è pronta così, quindi io la metterò fuori di finestra sperando che nel minor tempo possibile secchi. Ciao, a dopo! Beh, amici, questo è il risultato della nostra candela. Adesso la andremo ad aprire. Ovviamente ho già levato il nostro adesivo e dei residui di cera che erano all'esterno dello stampino. Qua, ok. Ok, aspettate che mi sono sporcata tutta. Devo levare i residui di cera che vi sono all'esterno, quindi anche questo, credo, qua, e questa è la nostra candela. Adesso andrò a levare il pezzo superiore che c'è qua. Questa è la nostra candela finita. Ciao! Cami, saluta. Ciao!